Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Siamo ancora a Genova dopo aver visto la fantastica 10 euro challenge, la recensione del masetto. Oggi andiamo in profondità sulla focaccia. Ebbene sì, perché è un tesoro di Genova per il quale vale la pena approfondire. Perché ragazzi, non è che ci sia soltanto la focaccia genovese classica, ci sono diverse focacce, tra cui quella con cui inizieremo quest'oggi. Ci troviamo a Voltri, quartiere di Genova, dove c'è un posto, uno, in cui c'è la focaccia genovese di Voltri. Quindi da Voltri passeremo a Genova per poi arrivare anche a Recco per provare la focaccia tipica. Come sempre ricordatevi di supportare il canale iscrivendovi se non vi siete iscritti e seguirci su Instagram. Perché solo seguendoci su Instagram che troverete gli spoiler, vedrete quello che facciamo, cosa mangiamo e soprattutto solo seguendoci potrete consigliarci cosa provare e dove provarlo. Bando alle ciance, amico mio, siamo a Voltri, la fame è tanta, andiamo da Priano. O Priano? Non lo so. Siamo qui a Voltri, abbiamo preso la focaccia tipica appunto di Voltri, che da quello che ci ha detto la signora che ci ha servito al forno Priano, come indicato qua sulla confezione, fanno solo loro e l'altro forno che ha lo stesso nome perché è di famiglia. Così a prima vista sembrano focaccia genovese tradizionale, ma in realtà è più bassa e all'apparenza sembrerebbe un po' più croccantina. Guarda, nel frattempo che assaggi, me la spieghi un pochettino? Ti spiego un pochino che ho trovato delle cose su internet. Ah, intanto mozzico. Esatto, bisogna sempre documentarsi prima di parlare di cibo, no? A voglia. La focaccia di Voltri contiene gli stessi ingredienti della focaccia genovese classica. Quello che cambia sono le proporzioni di idratazione e la consistenza della pasta, nonché la tecnica di infornatura. Mentre la entra in forno, l'impasto molto elastico va bloccato con una pala di legno, tirato stirato fino al completo inserimento nel forno, in modo da rendere l'impasto molto sottile. Tra l'altro una particolarità che ci ha detto la signora che ci ha servito, che poi supponiamo che sia la titolare, la signora Priano o la signora Voltri, insomma quello che vuole lei, è che sotto all'impasto viene messa della farina di mais, vedete? E si vede. Che serve appunto per non far attaccare l'impasto, per dare più croccantezza, eccetera, eccetera. A me mi piace, posso dire. Devo dirti la verità, preferisco la versione classica, però questa non mi dispiace e penso che te possa piacere anche di più perché ricorda un po' quelle schiacciate che trovi al forno romano, no? Quelle, esatto, belle croccanti. Esatto. Infatti a me questo tipo di focaccia mi fa un passì. Buona, buona, buona. Che poi ho mangiato con il dolce suono delle onde che si infrangono contro la fantastica costa ligure. Insomma, c'è ancora tutto, meglio. Esatto, c'ha il suo perché. Senti, gli diamo un altro paio di smozzicate e ci mettiamo in marcia per tornare a Genova a provare le focacce tipiche genovesi. Direi. Dopo una traversata neanche così lunga siamo a Genova e siamo tornati al nostro forno di fiducia ormai, quello che in tantissimi ci avete consigliato, ovvero Panificio Mario, dove la fantastica signora Marina, ormai la nostra consigliera panettiera di fiducia, ci ha consigliato le focacce che dobbiamo assolutamente prendere a Genova. Tra l'altro, piccola parentesi, sappiamo che ci sono tante variazioni sul tema, cioè ce ne stanno un miliardo dei tipi diversi di focacce. La signora Marina ci ha detto provate queste qua, quindi ragazzi, prima di commentare, ma quella lancia a me ne sapete più voi o la signora Marina, proprietaria del panificio Mario? Fatemi una domanda. Tiriamo fuori questo patrimonio UNESCO del cibo italiano. Mamma mia. Come detto, sul suggerimento della signora Marina, non le abbiamo prese tutte perché alcune non erano così classiche e si potevano evitare. Però non è che le abbiamo prese proprio poche. Direi proprio di no. Che so, quanti tipi diversi? Cinque tipi. Madonna, senti che svampa del pesto. Che spoiler, la focaccia che proveremo. Spettacolare. Vogliamo dire quelle che abbiamo preso? Cazzarola. Pesto, olive, salvia, cipolle e classica. Queste sono quelle che la signora Marina ha detto dovete fare queste. Ma sapete come si fa ad arrivare qui giù?
No, saltando sicuramente, ma non è comodo. Quindi la signora Marina ci ha detto: dovete provare queste. L'altre sti cazzi, ma queste sì. Paroli testuali della signora. Partirei con la classica perché le altre sono più saporite e non vorrei rovinarci il palato. Ah, non mi coprire dal sole. Guardate che lenzuolino di bontà. Questa l'abbiamo già assaggiata nella 10 euro challenge, che se non avete visto andate a vedere, è spettacolare. E si taglia con una semplicità qua, guarda, guarda come te la taglio, guarda, guarda, guarda che robetta. Vabbè, hai tagliato di peggio in vita tua. La voglia, cheers. Spettacolo. Oliosa al punto giusto, cotta da paura, ma appunto, se volete sapere cosa pensiamo di questa focaccia in particolare, andate a vedere al 10 euro challenge. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Come seconda focaccia proviamo quella classica con le olive verdi. Che questa a me piace un botto. A voglia. Cheers. L'oliva è spettacolare. Bella saporita, proprio l'oliva che ti aspetti su una focaccia. Super saporita, salata quasi, uno spettacolo. Che praticamente la base è la medesima, però c'è quell'olivetta che gli dà lo sprint in più. Questa è buonissima. Anche se ti dico che non è la mia preferita. Continuerei sulla classicità. Salvia. Si salvia chi può. E sei un comico da bagaglino. Vero, sono pronto per Colorado. No, peggio, il bagaglino. Ah, beh, ok. No. Buona. Ciao, com'è? Beh, buona. Voi? Da Mario. Abbiamo fatto bene. Grande. Non mi dispiace, da quell'aroma appunto di salvia che ci sta, che varia un pochetto rispetto alla focaccia tradizionale. Questa mi piace perché io sono un grandissimo amante della salvia. Davvero? I tortelloni, burro e salvia sono uno dei miei piatti preferiti, mi fanno impazzire. Lo scopro oggi, domani, che ti conosco. Cioè veramente, ma chi sei stato fino adesso? Che mi tieni nascoste queste cose? Sai quante cose non sai, amico mio? Mi racconto soltanto le cose peggiori, le cose normali non me le hai mai dette. Comunque, mi piace sempre la base classica con questa variante di salvia che da quell'aroma salviesco, salvinesco che c'è stato. Guarda, io mi avevo lasciato un pezzetto di quella con olive, ma non resisto perché questa mi ha fatto impazzire. E se permetti, come prossima focaccia andrei su quella che personalmente prediligo, ovvero quella con le cipolle. Ecco qua. Questa la posso mangiare perché Teresa è in Sicilia. Che se c'è Teresa tu per regola non puoi mangiare cipolle e per contratto devi per forza mettere il pistacchio su qualsiasi cosa tu mangi, giusto? È una coppia food porn, mi sentirei di dire, piena di pistacchio. Ma questa me fa impazzire. Mamma mia, non so che è buona. Speciale. No, a me fa impazzire. Poi cipollino è fine. Gli dà proprio quel sapore cipolloso che gli dà uno sprint più. A me piace più di quella con l'olive. Lo sai che forse a me piace più quella con l'olive? Sarà che non sono più abituato a mangiare cipolle. Ormai. Quindi c'è sempre la parte salatina che spinge, però c'è pure quel dolcino della cipolla che ti crea quel sapore proprio particolare che solo questa focaccia c'ha. È vero, è quasi dolce, sono d'accordo. Questa è buonissima, cazzarola. Che poi fondamentalmente partiamo dalla stessa medesima base, ovvero la focaccia genovese classica, su cui poi vanno messi i vari ingredienti, a parte ovviamente quella con la salvia perché vedo che è nell'impasto, quindi viene proprio fatta appositamente in questo modo. Però appunto la base è già strepitosa, se aggiungi questi ingredienti, cioè, esalti ancora di più il sapore fantastico che c'ha sta focaccia. Tra l'altro kudos to Marina de Mario, perché c'era quella con i pomodori, che a quello che ci avevano detto era abbastanza classica. Abbiamo detto: signora, quella con i pomodori non c'è problema, ha detto. E lì l'ho amata alla follia, mi ha detto: dovete fare questa, quella con i pomodori lasciala perdere, non c'è problema. Perché la signora Marina segue Junkfully e se voi non lo seguite rimettete subito iscrivendovi al canale, mi raccomando. Esatto. Ma proviamo l'ultima focaccia di Genova, ovvero la focaccia food porn al pistacchio. Cosa, ragazzi? Ma no, food porn no. Ma è col pistacchio questa. No, è pesto. Cosa? Che poi, non conoscendo comunque le tradizioni, no, delle focacce, perché stiamo comunque imparando, perché Junkfully è sempre un viaggio. Esatto. Tra l'altro qua c'è il formaggio, non so se... Cioè, c'è anche il formaggio qua dentro. Non era mai niente, no? Però. Vabbè, io ci ho provato. Io ho chiesto alla signora, mi scusi signora Marina, ma la focaccia col pesto è tipica di Genova? Tu cazzo sei ingenio. E là il locale si è gelato. Mi ha detto qualcosa in genovese che non ho capito, immagino fosse una blasfemia. Ah, però. Ma
Mamma santa! Questa è un po' simile a quella di Recco, perché è una focaccia molto più sottile, con dentro il formaggio e sopra il pesto. Quindi forse è, diciamo, è un adattamento rispetto a quella di Recco che proveremo subito dopo queste. Che poi il pesto qui non è protagonista, eh? Però questo è vero, è il formaggio. Il pesto accompagna la sua nota fantastica che migliora tutto, perché a me il pesto piace un botto. Sì, pure a me. Però posso dire una cosa? A me quella con olive mi ha fatto impazzire. Io team cipolla tutta la vita, ragazzi. Tu sei come Pedro dell'eredità. Per me la cipolla. I pezzi ne erano piccoli, sì, no. Siamo completamente sdrumati, eh. Perché è buonissima e scende giù che mamma è un piacere. Mia. Però non abbiamo ancora finito, perché? No. Perché ci manca l'ultima focaccia di questo video, ovvero quella di Recco, la focaccia col formaggio. Che bella Recco! È veramente un amore di posto, un amore quasi quanto la sua focaccia super tipica. Focaccia di Recco, patrimonio IGP della cultura culinaria italiana. A differenza della focaccia genovese, queste sono due focaccine sottilissime, praticamente in un lenzuolino, al cui interno viene messo appunto del fantastico formaggio. Siamo venuti da Tossini, che è un po' l'imperatore della focaccia di Recco, no? Quello che avete visto è stato il primo punto Tossini aperto, poi ne ha aperti 1280 tutti a Recco. Che è minuscola. Praticamente Recco è un Tossini a cielo aperto. Se non sbaglio, prima veniva fatta con la formaggella, perché comunque le persone povere avevano a disposizione pochissimi ingredienti, quindi no, acqua, farina, eccetera, eccetera. Poi è passato allo stracchino, un mix di formaggi. Adesso, per prendere il marchio IGP, usano un formaggio ligure, perché deve essere tutto della zona. Non so qual è il formaggio, scrivetecelo nei commenti, grazie. Comunque sono rapito dalla tua loquacia e dalla tua conoscenza della materia. Veramente bravo Okiro. A parte la fine non so qual è il formaggio, scrivetelo. Ma junk food è pure questo, ragazzi. Assolutamente, siamo qui per conoscere, no? Esatto. Per entrare dentro la cultura dei luoghi che visitiamo. Esatto, soprattutto in quella culinaria. Non si smette mai di imparare, ragazzi. L'importante mai. È che vi interessa. Insomma, se fate questo che fate, almeno sapete due nozioni, perché sennò no. Sarebbe male. Comunque, rispetto alle altre che abbiamo provato, guarda come ondeggia, guarda. Ma perché la devi rovinare così? No, rovino, guarda. Ma non dire queste parole. Come abbiamo detto, è diversa dalla focaccia genovese, perché sono due stratini super sottili. Infatti, guardate che robetta. L'unica focaccia che abbiamo provato simile a questa è quella col pesto che abbiamo assaggiato poc'anzi, che a mio parere è semplicemente la focaccia di Recco con sopra il pesto. Almeno parole la forti, provato. Parole forti. Beh, dentro c'era il formaggio sopra il pesto, immagino che sia questa. Cheers. Spettacolare. Buonissima. Questa l'avevo provata perché me l'avevi portata quando eri venuto qua. Noi ed è buonissima, una delle mie preferite. Dire che è veramente strepitosa. Poi mi fa impazzire pensare quanto riescono a tirare sottilmente queste due focacce, metterci dentro il formaggio. È un capolavoro. Poi per me, che io amo mangiare le cose involtinate, questa è perfetta cazzarola, sì. Mio buono Kiro, siamo arrivati alla fine di questo video e soprattutto alla fine di questo viaggio attraverso le focacce genovesi. Viaggio un po' a metà, perché potevamo spingerci oltre, provare tutte le focacce liguri, non avevamo tempo, chissà, magari chissà. Potremmo tornare ad assaggiare quelle che non abbiamo assaggiato, no? Detto ciò, Okiro, mi dai la tua top 3 delle focacce provate oggi? Te le do non in classifica però, te le do un po' così. Vai! Questa col formaggio, poi quella classica, perché è da lì che è partito tutto. Se non ci fosse stata quella classica, tutto il resto non ci sarebbe potuto essere. E poi non so perché, ma a me quella con l'olive mi ha fatto letteralmente impazzire. Quindi veramente un posto speciale nel mio cuore, come voi, cari amici genovesi, avete un posto nel mio cuore da oggi in poi. Io invece ti do proprio la mia top 3 in classifica, che è... Tutta Italia se l'aspetta, sono proprio gli affrementi che si tengono così. Per me la più buona di tutte è quella con la cipolla, seguita da quella classica, perché è stupenda nella sua semplicità. E poi, come hai detto tu, da lì parte tutto. E poi in terza posizione c'è quella di Recco, che comunque
è eccezionale, è veramente eccezionale. Va bene, amico mio, direi di chiudere qua questo terzo e ultimo video da Genova, partito con la 10 euro challenge, stupenda, se non l'avete vista andate a vederla, continuando con un'hamburgeria che ci ha portato a casa, ci ha fatto sentire a casa, per poi chiudere tutto all'insegna della focaccia. Di nuovo grazie per averci seguito in questa avventura, vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di seguirci su Instagram se ancora non lo avete fatto. Ci salutiamo qua, ci diamo appuntamento al prossimo video. Direi che Dokire e Doppiedi è tutto. Ci vediamo alla prossima focaccia. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video. Quindi che fai? Vuoi chiudere? Non t'azzardà, guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vediti un altro video.